Sono molto contento di averci creduto e di aver contribuito alla realizzazione di un'opera fondamentale per un territorio che patisce gravi carenze sanitarie, negli anni accentuate da un'evidente disattenzione istituzionale. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Nino Sperlì, durante un sopralluogo sul cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide. Un sopralluogo a sorpresa perché stamattina all'ultima ora ho deciso di fare un salto per vedere proprio in maniera, come dire, spontanea quello che sta accadendo. E la grande soddisfazione è di vedere tanto un cantiere che è in grande movimento, apprendere che tutto quello che in realtà è partito solo 3 mesi fa, perché più o meno è partito nel mese di gennaio, io avevo firmato l'apertura, diciamo, del cantiere, autorizzazione nel mese di novembre, e questa è una soddisfazione che mi prendo perché credere in questi progetti è la cosa primaria. La realizzazione dell'ospedale della Sibaritide prevede una dotazione generale di 376 posti letto. L'importo complessivo dell'opera, che risale ad un accordo di programma del 2007, è di 143 milioni di euro. L'approvazione definitiva del progetto risale al maggio 2019. Lo scorso 3 novembre il presidente Spirlì ha firmato la consegna dei lavori.